Quindi dici, ci sposiamo, che ne so, nel 2020, nel 2022, senza dare i dettagli, pensa che la stai prendendo per il culo. Se invece, quando io metto programma down, up, diciamo, e tu inizi a dire i dettagli, il prete, la cosa, pensa che la pigli per il culo, perché gli racconti le cose inutili, ma non la cosa fondamentale, che ci sposiamo nel 2020, diciamo così, per dire, no? Quindi, poi è ovvio che... questi metaprogrammi sono un continuum, no? Questi metaprogrammi sono un continuum. Beh, certo, stesso metaprogramma, sì, è vero, è utile lo stesso metaprogramma. Due che hanno lo stesso metaprogramma tendono a fare lo stesso tipo di errori. Quindi, in una coppia, se sanno cos'è i metaprogrammi e se sono assieme, è meglio un up e un down. Perché un up e un down, se hanno capito com'è il metaprogramma, affrontano un problema a 360 gradi e devono un up e un down in una coppia avere mansioni diverse, cioè chi al down si occupa dei dettagli della vita quotidiana, chi all'up si occupa delle strategie a lungo termine, ma così anche nel lavoro. Non è che è meglio uno e meglio l'altro, certo che un general manager non può guardare i dettagli, no? Perché se tu fai general manager, se sei amministratore delegato della Fiat, non puoi andare a vedere il bullone della vite. Eppure ci sono amministratori delegati che hanno il metaprogramma chunk down e vanno a vedere il dettaglio del progetto, vanno a vedere le cose, e quelli sono, io faccio anche consulenza aziendale, no? Chi ha il metaprogramma chunk down e va a vedere e fa l'amministratore delegato, non sarà un buon amministratore delegato perché va a vedere il bullone, la vite, il dettaglino e si perde la visione d'insieme. Quindi anche dovrebbe imparare ad avere un metaprogramma, dovrebbe imparare ad avere un metaprogramma chunk up, avere una visione d'insieme. Ma ripeto, invece se uno fa l'impiegato, per dire, fa l'impiegato, fa il, allora è importante che abbia un metaprogramma chunk down. A un metaprogramma chunk down è importante che ce l'abbia perché deve andare a vedersi il dettaglio, deve andarsi a vedere le cose nei dettagli, no? Se tu fai, che ne so, il commercialista o fai il coso, certo, se fai le altre strategie di macroeconomia va bene un metaprogramma chunk up. Se fai, che ne so, che vai a fare i conti, questo, questo, quest'altro, quest'altro, è molto meglio il metaprogramma chunk down. Quindi questo è importante, non andare a vedere i dettagli. Ora, l'ideale sarebbe imparare a sviluppare tutte e due. Noi normalmente nasciamo, e poi è un continuum, no? Io ad esempio sono molto up, nel senso che i dettagli li trascuro spesso, però alle volte invece devo sforzarmi di andare a vedere i dettagli, devo sforzarmi di andare a vedere i dettagli. E quindi è uno sforzo, no? Perché in realtà in alcune attività è meglio avere